Al Salone d'Onore del CONI si è tenuta la presentazione dell'edizione Sportbook speciale Londra 2012 a cura del CONI Lazio. Alla stesura del volume hanno collaborato Federica Vitale, Tommaso Marconi e Massimiliano Mazzucchi, tre atleti studenti dell'MBA in diritto e management dello sport della Link Campus University. Lo studente Davide Riccardi ha invece ricevuto la medaglia d'oro al valore atletico, alla presenza dei nomi più importanti dello sport italiano. Grandi soddisfazioni per il Master della Link Campus University, il primo MBA dedicato al mondo dello sport. Il corso è nato in verità all'inizio da un gioco, dal vedere se riusciamo a mettere attorno a un tavolo gli amici del mondo delle istituzioni sportive e far qualcosa di buono per i ragazzi che fanno sport e che dallo sport escono. Ne è uscita un interesse incredibile, inaspettato all'inizio, e sono passati 3 anni da quando abbiamo cominciato questo progetto e ora siamo alla seconda edizione del Master. Tutti i nostri ragazzi, tutti quelli che hanno fatto il Master sono in stage, sono impiegati, hanno passato esami di abilitazione come agenti, per esempio nella FIGC, insomma un successo a 2 mesi incredibile, nessuno è rimasto, come dire, fermo. La nostra miglior credo, pubblicità, il nostro miglior riscontro sono questi ragazzi, questi che sono i nostri studenti che troviamo ora, che si fanno onore e si fanno strada nella dirigenza sportiva. È stata un'esperienza molto interessante perché siamo passati dai trampolini e quindi dall'attività fisica all'attività dietro i banchi come si faceva a scuola. Grazie al CONI regionale abbiamo potuto fare uno stage che ci ha permesso di capire oltre che l'attività che si fa in piscina anche l'attività che si fa dietro, e quindi i rapporti con gli atleti, con le istituzioni, e soprattutto il raggiungimento di questo sport book ci ha dato la possibilità di lavorare in un team che alla fine mette in luce tutte quelle che sono le nostre capacità anche a livello di studio. Ho avuto l'opportunità di lavorare con persone molto competenti nel loro lavoro e di poter creare questa pubblicazione che ora andremo a presentare. Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro e speriamo che anche i protagonisti dello sportbook dell'Olimpiade di Londra ne saranno soddisfatti. Io da un anno e mezzo ho dato più spazio al mio futuro, quindi mi sono dedicata al Master in diritto e management dello sport alla Link. Nel frattempo mi sto continuando ad allenare, io ho vinto la medaglia d'argento ai mondiali di Montreal nel 2005, la medaglia di bronzo ai mondiali di Roma nel 2009 nella 25 km in acque libere. Mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport da un altro tipo di ruolo, quindi ho un ruolo dirigenziale o anche per quanto riguarda la gestione di un impianto sportivo, rimanere quindi sempre nell'ambiente dello sport, nel nuoto in particolare mi piacerebbe, però appunto cercando di portare avanti sia la mia passione per lo sport che comunque un futuro lavorativo che è ora di iniziare a intraprendere. Questa esperienza di oggi per me è un grande evento perché celebra il successo ottenuto ai mondiali di canottaggio nel 2009 e che poi si è coronato nel tempo anche con l'opportunità di frequentare questo master di alto livello alla Link Campus, dove noi atleti di livello internazionale abbiamo avuto l'opportunità di usufruire di una borsa di studio e di approfondire anche i temi accademici di diritto e di management dello sport. Quindi insomma sono felice di essere qua e di poter essere parte della Link e di poter essere parte delle Fiamme Oro come atleta. Io sono presidente della Federazione Italiana Twirling e sono un delegato nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale, quindi sono due cariche che mi impongono di informare tutti gli interessati allo sport, tutti coloro che ruotano nel mondo dello sport, proprio delle nuove normative, di quella che può essere la giustizia sportiva, delle associazioni sportive e tutto quello che è il mondo delle associazioni. È stato interessantissimo questo master che abbiamo fatto e io lo consiglio a tutti coloro che poi in realtà lavorano e sono inseriti nello sport. Attraverso questa pubblicazione noi metteremo non solo in evidenza i risultati, ma tramandiamo anche ai posteri quelle che sono state le nostre attività. Quindi mi sembra una cosa ben fatta che metta in evidenza questi nostri risultati e dia l'opportunità a tutti di poter approfondire le conoscenze in questo campo. È stato
un risultato fantastico, è stato un risultato fantastico per loro, perché la pubblicazione è lì e dice del valore di questi ragazzi non solo nello sport ma anche nelle attività parallele allo sport. Questa pubblicazione ne è il risultato. E poi è stato, come dire, bello anche per noi, perché che in istituzione che in qualche modo è un po' irrigidita, come può essere il CONI, è un'istituzione, entrano forze nuove, entrano dei giovani che portano una ventata di novità e anche di bella professionalità. È un'esperienza che va non solo ripetuta, ma andrebbe diffusa non solo nell'istituzione CONI, ma nelle istituzioni delle federazioni, dei comitati, delle stesse società sportive. Occorre traguardare, guardare un po' più avanti e dare valore a chi ha valore, e sicuramente i ragazzi della Link University e che hanno frequentato questo master hanno tanto tanto valore. È stata una sorpresa bellissima, perché si vede che chi fa sport ad alto livello poi si impegna a un livello superiore degli altri studenti normali. Io ho avuto anche la fortuna, devo dire, di fare da relatore alla tesi del master di Federica Vitale, che è una medagliata ai campionati mondiali di nuoto, e ho visto l'impegno con cui lei, atleta famosa, ma posso dire anche di Marconi o di altri, o di Cavagnini, l'atleta disabile, che hanno, diciamo, si sono impegnati veramente con il metodo che si usa quando ci si allena, e questo è veramente stato importante. Ho visto Federica Vitale costruire questa tesi giorno per giorno, farla crescere per arrivare a un risultato che per lei era il 110, e come era stata prima la medaglia quando ha fatto i mondiali nel 2009. Oggi è importante sapere tante cose, perché lo sport può dare lavoro e può dare soddisfazione in tante maniere. Cioè, noi venivamo, certo, quelli come me, da un mondo dilettantistico e ci siamo fatti da soli. Oggi questo non è più possibile, che nello sport servono manager preparati, e quindi questa master della Link è molto importante, perché dà una certa preparazione che noi non avevamo.